Start, la notizia non può attendere. Buongiorno, sì, allora buongiorno a tutti. Il nostro spazio oggi noi lo dedichiamo alla psicologia online. È molto interessante, è un fenomeno che sta montando in questi anni. Chi è in terapia dagli psicologi non solo fa direttamente le sedute, ma come dire, preferisce anche consultare il proprio psicologo online. Si apre tutto un orizzonte nuovo. Per saperne di più, noi abbiamo un collegamento telefonico, il dottor Francesco Pagnini, al quale diamo il buongiorno. Dottor Bagnini, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ecco. Ascoltatori. Dunque, allora, voi avete messo su un gruppo Facebook con una serie di funzionalità. Che cosa può fare un paziente sulla vostra pagina Facebook? E vogliamo anche specificare, sono moltissime le iniziative in rete di psicologi che offrono il proprio servizio online. Sì, noi insieme al gruppo Jay Mazzucchelli abbiamo creato un servizio italiano di psicologia online. E attraverso questo servizio abbiamo creato una pagina Facebook con lo scopo di informare e orientare le persone che hanno domande su tematiche di argomenti psicologici. Abbiamo creato una serie di servizi, in particolare diamo la possibilità due sere a settimana di effettuare una chat gratuita direttamente su Facebook con alcuni dei nostri collaboratori che hanno una formazione specifica. Diamo poi la possibilità di partecipare a dei gruppi di discussione. Sono dei gruppi monotematici su argomenti come l'ansia, i disturbi di coppia, il mobbing e altri. E poi infine c'è la possibilità di chiedere una vera e propria consultazione psicologica via webcam, questo come uno psicologo che ha una formazione anche nelle nuove tecnologie. Ecco, che differenza terapeutica c'è tra, per come dire, avere un contatto in chat col proprio psicologo e una seduta tradizionale? Ci sono delle differenze? Ce ne sono diverse. Innanzitutto forse dire che la chat è terapeutica, forse un po' eccessivo. La chat può essere molto utile, soprattutto all'inizio, perché permette di iniziare a tradurre in parole il proprio disagio e poi crea un primo confronto con una persona esterna. Permette di ritagliarsi uno spazio riflessivo, sicuramente. Però il potenziale di cambiamento della chat non è elevato quanto quello dei colloqui in cui ci si può parlare, ci si può vedere. La chat è un po' riduttiva perché a differenza del rapporto a voce, spiegava un concetto, richiede più tempo ed è priva delle componenti non verbali come la mimica, i gesti, che sono molto importanti in un rapporto terapeutico. Ecco, voi avete detto che trattate vari argomenti, dall'ansia ai problemi di coppia, vari disturbi, ma quali sono i temi che devono essere trattati direttamente col paziente, che non possono essere affrontati via web? Che via web ci si confronta con altre realtà, si raccolgono informazioni, a volte si possono condividere queste informazioni in generale in qualunque pagina su internet. I temi che vengono trattati poi nelle consultazioni sono praticamente gli stessi, la differenza è proprio nel livello di specificità e di profondità che si raggiunge nel rapporto o di chat o di colloquio terapeutico, perché si può tener conto delle peculiarità e della storia di vita della persona. Cioè, su internet è facile trovare informazioni generalistiche, ma in realtà ogni storia è diversa e originale. Non ci sono mai due disturbi d'ansia uguali, senza progermenti. Ecco, dottor Pagnini, ritenete che la vostra professione sia cambiata con l'ingresso appunto dei social, del network, di internet in generale? Ma diciamo che non è ancora cambiata, ma sta cambiando, è in una fase di cambiamento. Ci sono diversi colleghi che hanno un certo scetticismo, un certo timore verso il mondo online, e noi pensiamo che queste siano preoccupazioni importanti che vanno ascoltate perché ci tengono un po' in guardia. D'altra parte è anche vero che non possiamo restare fuori da questi nuovi strumenti di comunicazione, perché ci permettono di far emergere nuovi bisogni, intercettare dei bisogni non espressi, o cambiare un po' la figura dello psicologo, che per alcuni rimane sempre il medico dei pazzi. Si può permettere un approccio un po' più soft. Certo. Poi c'è da dire che buona parte delle patologie ha la propria radice nelle comunicazioni e nelle relazioni con le persone, e questi due elementi, grazie alle nuove tecnologie, sono in continua evoluzione. Dottor Pagnini, noi la ringraziamo, per il momento è tutto per quanto riguarda lo spazio internet.